Siamo sul posto di lavoro di Massimiliano Proietti, fondatore, regista, attore della Onion Picture. Massi, che cos'è la Onion Picture? Un gruppo di amici Fanno i che video. facciamo corti, documentari, riprese di eventi sportivi. Puoi raccontarci com'è nata questa idea? Al liceo con Marco, Michael e Andrea ci riprendevamo con un cellulare che c'avevo io vecchio e più che altro erano Video cavolate brevi. Poi forse ricerca di qualcosa di più, o forse massive ricerca escalation, abbiamo iniziato a fare fa video un po' più zoom in. elaborati, necessitavamo di montaggio. Prima erano tutti piano sequenza davanti alla persona che parlava, faceva la stupidaggine. Con l'aiuto di Colantoni come cameraman, varie angolazioni e con software improvvisati a fare il montaggio. Forse emulazione. Io mi ritengo un grande osservatore di cinema, un grande amatore del cinema. Io guardo film su film continuamente, più film al giorno. Un desiderio di mettere del mio, fare qualcosa che decido io, deve essere così, ci sta quello perché mi piace quello lì, voglio fare una cosa che è quello. Quali sono i progetti che avete in cantiere per il futuro? Qualche indiscrezione su Terni Vice, idea, materiale, costumi, attrezzatura per un possibile ritorno del Petauro. Abbiamo messo in cantiere alcune idee molto originali come Forchette Stellari, che purtroppo è un progetto che a me vorrebbe essere molto, molto vicino, ma forse è troppo ambizioso. In quale ruolo ti trovi più a tuo agio, attore o regista? Decisamente regista. Mi riesce più facile dirigere una persona piuttosto che fare di mio. Quello che a me manca è un qualcuno che mi possa indirizzare come magari potrei fare io o un'altra persona che mi sa dire no, questo non va bene, così, no, più giù, più su, più guarda più questo, guarda più quello. Avendo poche personali, poche Mi persone, mi trovo costretto a ricoprire alcuni ruoli nei corti e quindi non c'ho qualcuno che mi possa dirigere. Ovviamente non è questo il problema, sarò anch'io che sono una sega. Infatti qualcuno del cast mi ha chiesto di chiederti perché sei un pessimo attore, che gli rispondi? Perché quando io faccio l'attore non c'è un regista che mi dirige. E se Ok. io avessi qualcuno che mi potesse dirigere come io egregiamente faccio con i miei amici. Ok, tra quelli girati, il tuo corto preferito, quello che secondo te dice di più? Terni Vice, l'ho sentito più vicino. Ho attraversato un periodo in cui mi ero fissato con la serie televisiva Miami Vice, soprattutto col personaggio di Don Johnson, e un'attrazione per questo personaggio, per questa faccia, è proprio figo, è ganzo. Purtroppo per problemi di vario genere non siamo riusciti a finire questo progetto e abbiamo fatto soltanto l'inizio. L'inizio, forse, è una delle parti che preferisco di più, il pezzo della macchina, la valigia e tralasciando la sparatoria. Quello invece che mi ha divertito di più, indubbiamente, è il Petauro. È il primo che abbiamo fatto in grande Il stile, il costume costume era piuttosto buffo. La 500 con l'adesivi, l'andare in giro per le strade, magari qualcuno che ci vedeva vestiti mascherati in quel modo, Colantoni soprattutto quella maschera azzurra con gli stivali, quello è stato il più divertente. Ma il e preferito è Scacco Matto, mi piace. chi è il più difficile da dirigere sul set? Chi non ti dà retta, insomma, dai. Il più difficile da dirigere è Colantoni. Colantoni è impossibile da dirigere. Per esempio, Carloppi è una di maniera palcoscenica. Gli dai quello che deve fare, lui capisce subito, la fa al volo, se è una scena caricata gli viene benissimo. Jonathan, gli dici quello che deve fare, magari ci mette un po', però se lo segui, se riesci a usare le parole giuste, a motivarlo, è perfetto. Colantoni è Colantoni. Era chi ti piacerebbe avere sul tuo set, un attore famoso e una celebrità, anche Gandhi per dire, un film con Gandhi. Vabbè, quello è facile, Mel Gibson, mi piace. È l'attore mio preferito. Mel Gibson de Mad Max, de Armageddon 1. Quali altri hobby hai, oltre al cinema? E il motociclismo. Mi piace il moto mondiale, seguo le corse del moto mondiale. Ducatista, si dice in giro. No, assolutamente no, Valentino. Io tifo per le persone, no per i pezzi di ferro e le tubature. Se a qualcuno piace una carena, una plastica, ferro, tifa per un pezzo di ferro, io non so fare i miei. A me piacciono le persone. Io tifo le Quindi un persone. Se po' di c'ho un. amore omosessuale per Rossi. No, no, è un'ammirazione per il talento umano, per la mente umana.
Ok, dai, un saluto ai tuoi fan e spettatori. Saluto a tutti quelli che perdono tempo a vedere i nostri video e che ci seguono, soprattutto con Antoni. Alla prima visualizzazione del nostro prossimo video vi regaleremo una cena con Colantoni. Pago io, vi porto a cena fuori con Colantoni. No, cena in una pizzeria, metti lì e parlano e parlate con Colantoni. Vi offro Colantoni per una sera.